Allora, e quindi questo è un po' il mio background, la mia formazione, il perché sono qui. Quindi avevamo strutturato le due giornate di lezione su e intorno il programma europeo, finanziamento diretto per la cultura, il programma Creative Europe, che ieri abbiamo approcciato, e prevedendo però anche allo stesso tempo una parte pratica, laboratoriale, attraverso la quale volevamo arrivare alla definizione di idee progetto che potessero essere valide appunto per il programma e che avremmo dovuto continuare, che continueremo a sviluppare oggi. Con chi ci sarà che prenderà in eredità magari quelle di ieri, sì, le idee di ieri, sperando che piano piano magari arrivino anche gli altri. Non so se quello che abbiamo fatto è stato già anche identificare un po' quelle che erano le formazioni degli altri. Quello che volevo chiedere a voi, che non c'eravate ieri, quant'era la vostra conoscenza in ambito di progettazione europea, nazionale e in modo particolare nel settore culturale. Come ti chiami? Con questo seminario, questo corso che sto scoprendo cosa significa europrogettazione, però anche io ho partecipato a un'esperienza di mobilità che è quella dell'Erasmus l'anno scorso, di 5 mesi in Francia, però proprio come si struttura proprio la prima volta. D'accordo, grazie Luana. Lei? Leggero perché io appunto è stata un'esigenza della nostra struttura, perché io appartengo al sindacato, di approcciare, diciamo, a queste problematiche la progettazione, perché abbiamo intenzione di sviluppare questo percorso per i nostri iscritti. Quindi da zero parto pure io come. Abbiamo un sindacato svedese in un progetto di lifelong learning come partner. Ah sì? A livello europeo? Europeo. Sì. Poi magari glielo racconto. Allora, quello che dobbiamo fare oggi, che facciamo oggi, in realtà inizialmente è una parte un po' più teorica ed è un approfondimento su una tematica che è considerata centrale a livello europeo, soprattutto per quanto riguarda i progetti di tipo culturale e sociale, e che è legata al concetto di audience development. Ieri un po', per chi c'era, ne abbiamo parlato e più volte è uscita la parola, la frase audience development, audience building, l'attenzione ai pubblici nel programma cultura in modo particolare. Considerate che a fianco alla presentazione ufficiale avvenuta a Bruxelles del programma c'è sempre stato un convegno anche sull'audience development, quindi è un tema sicuramente caldo. Capire quali sono i temi importanti, caldi della programmazione, del periodo di programmazione ci serve per guidarci poi nella scelta delle tematiche che dovranno essere centrali nei nostri progetti, per le nostre idee progettuali. Il nostro progetto deve essere in linea, quindi dobbiamo conoscere quello che ci chiede il nostro committente, quali sono le tematiche fondamentali. Avete mai sentito parlare di audience development? Secondo voi che cosa intendiamo per audience development? In realtà poi si dice e se ne parla anche dandogli diversi nomi, appunto audience building, partecipazione, partecipazione dei cittadini, cosa? Orientamento allo sviluppo dell'audience, in qualche modo. Dei gruppi di appartenenza. Esatto, una delle priorità, delle tre priorità di Europa 2020, sapete qual è? È ovviamente Europa intelligente, sostenibile e Europa inclusiva. Il concetto di Europa inclusiva implica e raggruppa in sé il concetto fondamentale di favorire la partecipazione di tutti i cittadini europei in tutti i settori della vita politica, sociale, culturale europea, portando o cercando di portare all'abbattimento di qualsiasi tipo di barriera che impedisca appunto il coinvolgimento. Non un coinvolgimento passivo, come vedremo, ma soprattutto una partecipazione attiva delle persone nella vita dell'Unione. Anche perché al termine del periodo di programmazione 2007-2013, quello che è emerso, e questo è sicuramente dovuto anche in gran parte alla crisi, quindi alla sfiducia che c'è nei confronti dell'Unione, è che pochi di noi conoscono le opportunità offerte dall'Unione Europea e sono anche queste legate ai progetti che possiamo presentare. Poche persone conoscono i propri diritti e
i diritti che abbiamo in quanto cittadini europei. Facilitare, promuovere, sensibilizzare i cittadini a conoscere le opportunità e a partecipare il più possibile alle opportunità che l'Unione Europea ci offre diventa funzionale davvero per creare una cittadinanza europea e un'unione fatta di persone. A fronte soprattutto di un'Unione Europea che viene avvertita sempre di più come un'unione che ci soffoca per altri aspetti, no? Quindi che non ci dà molte opportunità, ma che in qualche modo ci ha anzi rallentato nel processo di sviluppo e di crescita. Quindi audience development anche per il settore culturale è tutto ciò che riguarda l'allargamento e la stabilizzazione e la diversificazione dei nostri pubblici, intendendo appunto come audience tutti coloro che entrano in contatto con noi nell'ambito del nostro progetto, per quanto ci riguarda ovviamente nel nostro caso specifico, o che entrano in contatto con noi perché noi offriamo un servizio. Immagino una galleria, un museo, che quindi oltre ad esporre i propri beni ovviamente offre un servizio, che è un servizio di fruizione culturale. Quindi tutti coloro che noi definiamo normalmente beneficiari, diretti ma anche indiretti, delle nostre iniziative, con un'attenzione nuova, particolare, che dobbiamo rivolgere a quelli che ancora non sono i nostri utenti. Cioè quelli che ancora non fanno parte della nostra audience. Quindi per audience in realtà stiamo intendendo anche i nostri potenziali fruitori. Da qui il concetto di audience development, che riguarda tutte quelle pratiche volte all'allargamento e appunto alla stabilizzazione di questi pubblici. Vi dico che in realtà è una tematica su cui si sta discutendo in questi ultimi anni, quindi non è che ci siano delle pratiche stabilite o definite come valide to cure di audience development. C'è molta teoria e ovviamente c'è molta sperimentazione, e quello che si invita a fare è anche proprio individuare delle nuove modalità appunto di audience development, delle nuove prassi, delle nuove buone prassi di audience development. Alcune poi ve le ho messe, le vediamo insieme. In Italia chi sta studiando queste prassi, questo nuovo settore, questo nuovo ambito è soprattutto la Fondazione Fitzcarraldo, per il settore culturale intendo. La Fondazione Fitzcarraldo di Torino. Pensate che in Inghilterra c'è un audience agency a cui possiamo fare riferimento, vedere, cioè un'agenzia che si occupa, guardi, qui c'è una penna, che si occupa principalmente di dare indicazioni alle strutture, principalmente alle strutture culturali, rispetto alle pratiche da mettere in atto per rivedere la propria attività orientandola sempre di più verso l'utente finale. Ovviamente un ampliamento dei pubblici che dovrebbe corrispondere sempre di più anche ad un'attenzione ai contenuti, cioè il fatto di ampliare il pubblico non significa diminuire la qualità o abbassare il livello dei nostri prodotti, della nostra offerta. Anzi, l'ideale sarebbe partendo da una bassa partecipazione e da un basso livello di difficoltà dei contenuti, arrivare ad alti livelli qualitativi dell'offerta e ad alti livelli di frequenza e di fruizione. Il numero non deve abbassare la qualità, ecco, questa è l'idea. Perché abbiamo bisogno di parlare di audience development? Perché si parla di audience development? E perché non si deve fare l'errore di confonderlo con una mera attività di marketing? Perché molto spesso quando parliamo di aumentare i pubblici, quello che ci viene in mente è, ok, aumento il numero di persone che entrano nel mio museo, nella mia galleria, quindi aumento il numero di biglietti, e quindi è una strategia di marketing. Mi serve per vendere. Perché non dobbiamo confonderlo con questo, ma soprattutto perché ci serve l'audience development? Innanzitutto perché c'è sicuramente un'offerta molto varia e molto vasta. E in qualche modo come enti culturali o come promotori di attività anche formative o di qualsivoglia tipo, dobbiamo trovare il modo per differenziarci.
anche e soprattutto a livello europeo, in cui la competizione è davvero internazionale. Dobbiamo trovare il modo per rendere la nostra idea vincente rispetto alle altre. E uno dei modi è sicuramente quello di individuare meglio il nostro pubblico e riuscire a coinvolgere meglio i nostri utenti e i nostri non utenti. D'altra parte, cambia il settore culturale. Il settore culturale è un settore che ha dovuto fare i conti con la... Salve, buongiorno. Siete bagnati, immagino. Stiamo approcciando il tema dell'audience development. Quindi, una necessità ovviamente di fare maggiore attenzione ai nostri utenti e ai nostri beneficiari, perché dobbiamo in qualche modo distinguerci dai nostri competitor. Una necessità legata però anche ad un pubblico che si trasforma, un pubblico che si trasforma inevitabilmente a fronte di un mercato che si trasforma. Se il settore culturale si è altamente digitalizzato, considerate che il settore culturale è considerato quello che ha uno dei settori che ha maggiori possibilità di sviluppo tecnologico ancora, in cui quindi è possibile apportare innovazioni tecnologiche. Ma già le trasformazioni degli ultimi anni hanno portato l'oggetto culturale a trasformarsi, perché gran parte degli oggetti culturali di oggi sono fruibili anche in modo, sono digitali. Questo che cosa ha fatto? Ha trasformato radicalmente il fruitore, l'utente culturale, che non è più solo quello che va al museo, che va al teatro, che va al cinema, ma anche quello che fruisce del prodotto nei tempi e nei modi che preferisce, da casa, attraverso le nuove tecnologie della comunicazione. Un utente che è diventato e che pretende di avere e di giocare un ruolo più attivo, quindi nel processo anche di costruzione, di ideazione dei prodotti culturali. Immaginate quello che facciamo noi già costruendo dei semplici video e rendendoli fruibili. Siamo produttori di oggetti culturali. O quello che possiamo fare dando dei feed, molto semplicemente, non ci pensiamo, dando dei feed su delle pagine dei social network di enti che fanno cultura, di musei e quant'altro. Entriamo attivamente e vogliamo essere partecipi del processo di definizione dell'offerta culturale. Questa è la differenza, non siamo più fruitori passivi. Questo da una parte porta per gli enti, per chi fa cultura, ma in generale per chi si decide di fare attenzione ai propri pubblici, porta alla necessità di sviluppare delle nuove competenze. Questo è un ostacolo, perché magari al proprio interno non si hanno le risorse per fare formazione, ma sarebbe necessario per gli operatori culturali adeguarsi a questo nuovo mercato, capire quali sono le trasformazioni in atto. Perché acquisire queste competenze ci permette di inserirci nel settore per davvero saper cogliere l'opportunità offerta dai nuovi pubblici. Già banalmente le competenze legate alla gestione dei mezzi di comunicazione 2.0 e quant'altro che magari mancano nelle strutture più tradizionali. Ieri non so chi parlava di progetti, un'ipotesi di progetto sui bibliotecari. Chi era che la faceva? Chi me l'aveva detto che nell'idea progetto, forse quel gruppo? Questo non era... Sui bibliotecari e le competenze digitali, o voi? No, noi avevamo scritto l'uso del web 2.0. No, qualcuno che mi parlava dei bibliotecari, ma forse era il loro gruppo. E che cose che servirebbero in effetti nel settore? Innanzitutto però, quello che devo capire... è che cosa intendo io in quanto ente come cultura e come voglio posizionarmi nel settore culturale, se voglio davvero fare attenzione o meno al mio pubblico. Innanzitutto, quindi, devo decidere qual è la mia identità nel settore. Ci sono due approcci che tendenzialmente vengono portati e vengono presi in considerazione. Un approccio strumentale,
che è soprattutto anglosassone, perché poi molte delle innovazioni in realtà nel settore culturale, paradossalmente, invece di apportarle noi, che siamo come dire, titolari di moltissimi patrimoni culturali tangibili e intangibili, molte arrivano dal mondo anglosassone. Quindi un approccio strumentale che vede la cultura come un agente sociale. Quindi la cultura e gli enti culturali possono e devono intervenire sapendo che le loro attività hanno un risvolto sulla società. Di contro, davvero nei due opposti, c'è l'approccio estetico, che è quello che, se vogliamo, poi mi direte cosa ne pensate, ma troviamo in alcune delle nostre strutture. E che cosa dice? La cultura, così come il bene culturale, ha un valore proprio, che prescinde dall'impatto che questo può avere sulla società. Anzi, è sbagliato pensare all'ente culturale come un soggetto che possa in qualche modo intervenire a livello sociale. Se conservo un patrimonio, quel patrimonio ha valore in quanto tale. È per il valore che conserva, non perché viene fruito dal pubblico. Molti musei, io faccio per esempio di un museo che sta a Roma di arte antica, che conserva un patrimonio che è sicuramente un patrimonio di grande valore, ma se non viene fruito quel patrimonio, se non viene fruito quel patrimonio, non ha nessun, come dire, nessun impatto né nessuna rivisitazione di significato. Perché questo approccio, l'approccio strumentale, ovviamente si può trovare una via di mezzo, l'approccio strumentale dice: a me non interessa nella sua, diciamo, parte più estrema, a me non interessa del valore del bene culturale in quanto tale, a me interessa quello che quel bene culturale, quell'ente culturale può fare, può apportare nel contesto sociale nel quale interviene. Ovviamente la via intermedia è la via della tutela del bene, perché in questo caso io posso portare il bene fuori dal luogo in cui lo conservo, l'importante è che venga fruito da un pubblico sempre maggiore e quant'altro. Ovviamente io posso trovare una via intermedia in cui mantengo comunque la tutela del bene, no? Cerco sempre di tutelarlo, di conservarlo, ma l'obiettivo è comunque quello di farlo fruire a un maggior numero di persone. La fruizione del bene è l'idea che la fruizione del bene permetta al bene stesso di assumere un altro significato. Perché non è l'ente che conserva il bene o non è il bene in quanto tale che ha un significato. Ognuno di noi può attribuire un significato al bene culturale, arricchendolo, per il modo in cui lo fruiamo, per il modo in cui lo interiorizziamo, per il modo in cui ci relazioniamo a questo bene. Vi faccio un esempio che poi vi ho messo anche lì. C'è un progetto di Palazzo Madama di Torino con il quale si portano il sabato le donne, un gruppo di donne o chi vuole, a cucire all'interno del palazzo. Non è importante il patrimonio che c'è in quel palazzo, perché quelle donne, quelle persone non vanno lì per fruire di quei beni culturali, vanno lì perché quel patrimonio, quel luogo culturale in quel momento acquisisce un valore sociale ed ha un risvolto sociale, oltre che avere per l'ente un risvolto in termini di persone che riesco a far entrare e a far fruire dei miei luoghi, dei miei beni, e che erano probabilmente persone che non sarebbero mai entrate in quel posto o che comunque fino a quel momento non c'erano entrate e che magari domani ci torneranno anche per fruire dei beni che sono conservati lì dentro o che ci porteranno i figli. Ci siamo? Un progetto? Con le scuole, sì, magari creando dei percorsi. Adesso vediamo, ci sono ovviamente vari tipi, varie modalità ovviamente di coinvolgere, di coinvolgimento, di favore.
Sì, certo, ma quello è un modo. L'idea è innanzitutto capire dove mi voglio posizionare, perché ci sono molti enti che decidono, ed è un po' il passo che hanno dovuto fare molti enti culturali anche quando hanno deciso di iniziare il percorso di progettazione europea, per esempio. Immagino, sapete che molti enti culturali vivevano di finanziamenti a pioggia che arrivavano dagli enti pubblici, no? Quindi dai ministeri, per il solo fatto di possedere dei beni culturali di valore, ci sono degli enti culturali che ricevono finanziamenti annuali per il solo fatto di possedere dei beni e di conservarli. Faccio una domanda, forse un po' adesso. Ma il pagamento del biglietto è importante? Cioè, è importante In no, in tutto quest'ottica. in generale. Cioè, io non accetto il pagamento del biglietto per andare a un museo, perché se ci sta lo No, possiamo Stato. discutere sul costo di certi biglietti, secondo me, però non sono contraria, cioè la tutela, la valorizzazione in alcuni posti passa anche per un pagamento del pubblico, insomma, è inevitabile per la gestione di alcuni posti. Mi era solo Credo questione anche. perché non. Per esempio ci sono alcuni posti tipo. Ma va. Funziona? Cioè, tipo per esempio, c'è delle nazioni che utilizzano una politica di salvaguardia, diciamo, della cultura, in questo caso di diffusione, in cui per esempio non si paga. Ad esempio, non lo so, il British Museum a Ci Londra o sono la magari alcuni National. giorni in cui si entra, si può entrare No, è gratuitamente. sempre gratuito senza alcuna selezione. Vabbè, diciamo che purtroppo Perché la commissione non esiste? le Cioè, nostre perché l'idea strutture è quella di culturali. promuovere la cultura e di far conoscere il luogo a Sì, tutti. allora io metterei cioè applicherei degli accorgimenti, per esempio per i cittadini del posto, delle cose del genere. È ovvio che la gestione di alcuni enti non può essere tutta a carico dello Stato. Sono d'accordo, ad esempio, su dei costi molto alti che ci sono Sì, spesso. Ecco, spesso cioè, si può prevederei arrivare anche. delle agevolazioni, delle opportunità, cose del genere, però i costi molto alti, per esempio, sono spesso di collezioni private, di musei privati. E pensate che in fondo, se andate all'estero, pagate anche per entrare nelle chiese. Spesso vi capita di Beh, pagare per quella è una andare a cosa vedere le proprio. chiese, per dire, no? Poi magari Cioè, secondo me è sono una cosa d'accordo che se quel assurda. bene viene tutelato in quel modo, cioè. Però per tornare al finanziamento a pioggia, l'idea è questa, che io conservo e lo Stato mi dà dei soldi solo perché conservo un bene di alto valore. Se i soldi li hai dati comunque, perché già sei proprietario, diciamo, di quella struttura. Però io parlo di fondazioni non aperti, di enti tipo archivi che conservano patrimoni, non parlo di enti che mettono poi a pagamento questo servizio. Cioè parlavo ad esempio di istituti, io dico lo stesso Istituto Sturzo, che per quanto conservava un archivio storico di grande rilievo, considerato di grande rilievo a livello nazionale, annualmente era inserita una tabella insieme ad altri istituti culturali, era inserita una tabella per cui riceveva finanziamenti pubblici dal Ministero dei Beni Culturali stanziati proprio per questi enti, per il finanziamento delle loro attività istituzionali. Il passaggio è un po' questo: nel momento in cui tagliano i fondi per la cultura, anche enti come questi che si erano avvalsi di questi finanziamenti e che quindi non si erano preoccupati dell'utenza. Non è un mio problema aumentare l'audience perché posso in qualche modo anche sopravvivere, se vogliamo, indipendentemente da quello, si sono dovuti, diciamo, rimboccare le maniche, hanno dovuto in qualche modo cambiare anche impostazione, approccio alla cultura e posizionarsi sul mercato. Uno, magari già con i progetti europei, e due, perché no, rivisitando proprio la loro organizzazione e le loro politiche culturali. Perché dicevo la differenza tra audience development e marketing? Quello che fa The Audience Agency,
in Inghilterra, che è appunto l'agenzia di riferimento per la promozione appunto di modalità di sviluppo dell'audience, è quella di far capire agli enti che non si tratta di attività pure di marketing, cioè di individuazione delle modalità di avvicinamento di nuovi pubblici, ma si tratta proprio di un modo di riorganizzare la propria attività. Riorganizzare l'attività di un ente nell'ottica di favorire la partecipazione. Significa innanzitutto che l'ente deve aprirsi all'esterno, significa che l'ente perde il controllo di parte della sua programmazione. Perché alcune di queste modalità di gestione, perché è proprio l'idea di nuova gestione, di nuovo modello culturale, è che ci sia una gestione e un'organizzazione, una progettazione partecipata con il pubblico. L'ente non può più essere chiuso. Questo significa, ripeto, perdere in parte il controllo e questo significa un forte investimento, innanzitutto in ricerca, cosa che molti enti non hanno, né hanno voglia di fare, ricerca sui pubblici. Perché la prima cosa da cui si deve partire per favorire questo avvicinamento, questo ampliamento del pubblico, che cos'è? Un'analisi qualitativa, quantitativa dei nostri fruitori. Un'analisi proprio di tipo sociale, sì, di tipo sociale, questionari, focus group, interviste, capire chi è il mio beneficiario. E questo mi serve anche nel momento in cui scrivo il progetto. Capire chiaramente chi è il mio beneficiario, quali sono i suoi bisogni. Ci oriento il mio progetto, ma nell'ottica di un ente culturale, in teoria ci ricostruisco la mia attività sopra questi nuovi bisogni. Rioriento la mia attività verso l'esterno. Banalmente può passare da nuove modalità di apertura del posto che gestisco. Banalmente, una prima modifica. Capisco che i miei utenti in realtà finiscono di lavorare alle 6, io chiudo alle 6. Questo significa aprire fino alle 10. Questo significa investimento in risorse. Per questo c'è, come dire, ancora un po' di ritrosia nei confronti di queste modalità. Significa cambiare tipo di gestione, non più concentrata sul mio bene, ma concentrata sul mio utente. Idem nella progettazione. Ieri abbiamo detto che il programma cultura non è più solo la circolazione delle persone e delle opere, non mi concentro più sul bene, mi concentro su quante persone riesco a coinvolgere attraverso la mobilità degli operatori culturali, attraverso la circolazione del prodotto culturale. Alcune tecniche, alcune modalità di audience development passano da una semplice, se vogliamo, più semplice attività di mediazione, per cui che cosa devo fare? Devo individuare dei mediatori o delle tecniche di mediazione che facilitino la fruizione del bene, della mia offerta culturale, del mio servizio per l'utenza. La mediazione può avvenire anche attraverso dei pannelli. La mediazione avviene attraverso l'individuazione dei cosiddetti ambasciatori, cioè di persone che avvicinano piuttosto che promuovono la fruizione di un bene culturale. La mediazione avviene individuando magari degli ambasciatori in quei gruppi di persone che io ancora non sono riuscito a coinvolgere. Pensiamo a dei progetti sulle comunità di immigrati, che magari normalmente sono esclusi dalla fruizione di certi percorsi o di certi contenuti culturali. Devo trovare un mediatore per facilitare la loro partecipazione. Oltre a fare delle analisi, che cosa si aspettano loro dalla nostra offerta culturale, che cosa cercano, che cosa vedrebbero, che cosa fruirebbero, quali sono le barriere che impediscono la loro fruizione, delle barriere linguistiche, allora immagino dei percorsi alternativi anche nella lingua di questi gruppi.
piuttosto che delle barriere fisiche. Un tipo di mediazione è quella che viene fatta dall'interprete per i sordomuti. Altro tipo e modalità di coinvolgimento è proprio la partecipazione. Ed è un livello superiore di tecnica, diciamo, di audience development. Noi queste ce le dobbiamo immaginare nei nostri progetti. I nostri progetti devono prevedere modalità di coinvolgimento che passino dalla mediazione a un'attività più profonda di coinvolgimento del nostro pubblico, di coinvolgimento attivo nelle nostre proposte, che possa essere laboratori che li vedono impegnati direttamente, che possano essere, c'era un progetto Capodimonte per te si chiamava, per cui erano gli utenti a costruire essi stessi, a decidere essi stessi che cosa mettere nelle placche descrittive delle opere, che cosa volevano leggere. Un artista o un curatore di mostra avrebbe messo il numero di catalogo in cui era catalogata quell'opera, un fruitore non gli interessa nulla del numero di catalogazione, ma vuole magari sapere che cosa stava facendo l'artista, che cosa, in quel periodo della sua vita o non so che cos'altro. E sono stati loro ad essere coinvolti in percorsi in cui hanno deciso che cosa ci doveva essere scritto in quelle placche. E il museo si è aperto, ha in qualche modo sconvolto una modalità tradizionale che, se vogliamo, è anche un po' tipica degli artisti, dell'uomo di cultura, quello di essere un po' ancorato, no? A delle vecchie modalità, soprattutto in Italia, in cui il concetto predominante è sempre stato quello della conservazione. Siamo passati all'idea di valorizzazione da poco e ancora facciamo fatica ad aprirci, perché per noi è stato sempre molto importante conservare il bene culturale, il patrimonio culturale. Da poco abbiamo capito che dovevamo anche aprirci, perché conservarlo solo lo faceva comunque morire. Ce li abbiamo poi, di progetti di audience development. Eh? Poi ve ne ho messi un po'. Altra modalità è quella di uscire fuori dalle proprie mura. Cioè di portare la cultura, che sia un bene o che sia un servizio, fuori dai luoghi tradizionali di fruizione, di portarlo laddove non è arrivata, di portarlo verso quelli che non sono tradizionalmente i nostri utenti. Se non riusciamo a coinvolgere i non utenti, arriviamo noi da loro. È un altro modo per abbattere le barriere, perché il concetto è questo, l'abbattimento di qualsiasi tipo di barriera che ostacoli la fruizione e la partecipazione, barriera fisica, barriera sociale, barriera economica. Allora, avete visto il film, per esempio, Cesare non deve morire? È stato fatto dai detenuti di Re Bibbia. Ho portato un prodotto e una possibilità culturale dentro un carcere, che è un luogo tradizionalmente non deputato per la fruizione culturale, ma non solo ho portato la fruizione, ho portato la produzione culturale all'interno di un luogo non deputato per quello, perché lì e da loro è stato fatto. Ho coinvolto un non pubblico e l'ho reso attivamente partecipe non solo della fruizione, ma di una produzione culturale. L'attenzione ovviamente ai non pubblici sarà anche per i progetti che proporremo, e lo è già stato in realtà in passato, c'è sempre nei bandi o quasi sempre nei bandi un'attenzione specifica particolare per le categorie svantaggiate o per le categorie che normalmente non usufruiscono di certi beni, di certi servizi, non solo nel settore culturale. Quindi il coinvolgimento di, per esempio, per la formazione di disoccupati piuttosto che di persone che hanno un'età elevata, che sono usciti dal mercato del lavoro, piuttosto che nelle attività sociali di persone che hanno disabilità, diversi tipi di disabilità fisiche, è sempre stato un elemento a cui si è posto particolare attenzione. Questa attenzione aumenta nei confronti di queste categorie
nell'ottica di favorire non solo un loro, il contatto con questi gruppi, ma soprattutto la loro partecipazione attiva. Ovviamente la domanda che io mi devo porre inizialmente, che ci si pone, ovviamente che gli enti si pongono, a cui forse alcune volte rispondono di no, è se ci conviene fare e inserirci in questo tipo di meccanismo. Cioè se non è, o se non rappresenti poi un processo troppo lungo di stravolgimenti anche troppo impegnativi, della necessità di un investimento di risorse economiche anche nella formazione dei miei operatori, di apertura che invece io non voglio assolutamente promuovere perché voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto, a decidere io stesso quello che voglio fare, oppure se d'altra parte non mi conviene invece inserirmi in questa nuova prospettiva. È un'attività che coinvolge molte risorse proprio perché non si riduce in un'attività di marketing. Perché non devo, soprattutto non devo capire come fare ora per raggiungere quel pubblico con una specifica attività. Ma devo capire come rendere questa attività che coinvolge quei pubblici un'attività stabile del mio ente. Cioè ci devo strutturare sopra il mio, la mia attività futura. Quindi non è un'attività, non deve essere, non deve rappresentare un'attività spot, perché altrimenti sì, promuovo un progetto che facilita la partecipazione, ma non ho davvero rivisto, modificato il mio ente sulla base di questi nuovi principi. Ed è un processo che coinvolge appunto diverse figure all'interno di una struttura che partono proprio dalle strutture di marketing fino ad arrivare a quelle del direttore artistico, piuttosto che chi si occupa dell'amministrazione, l'intera struttura che deve essere coinvolta in questo processo di, come dire, di trasformazione. Qui vi ho detto la cosa più importante, quindi sarebbe proprio partire dai bisogni. E vi ritrovate anche con quello che avevamo detto ieri. Da che cosa dobbiamo partire? Dal bisogno. Per un progetto così come per un ente. Cercare di capire, ascoltare di cosa i nostri utenti hanno bisogno, di cosa c'è bisogno. A quale bisogno io devo rispondere? Ovviamente, poi, mettendo in atto tutte quelle azioni. Queste slide comunque le avete, cioè le avrete perché gliele ho lasciate. Mettendo in atto tutte quelle azioni che sono tipiche di una ricerca, anche se vogliamo tradizionale, di marketing di mercato, cioè quella che è la segmentazione e la profilazione dei nostri vari utenti, dei nostri pubblici, individuando chiaramente chi è, chi non è, perché partecipa, perché non partecipa, quali sono i limiti e le barriere che devo andare ad abbattere. Normalmente c'è una categorizzazione, diciamo, se vogliamo, per quanto riguarda soprattutto la fruizione culturale, no? Cioè, c'è una profilazione del tipo di utente medio che possa essere l'anziano che magari ha maggiori difficoltà fisiche, che non ha grande facilità di interazione con nuovi mezzi di comunicazione e quindi è difficilmente raggiungibile attraverso le nuove tecniche di comunicazione, piuttosto che il giovane che invece ha un desiderio di fruizione più attiva, più partecipe e che quindi vorrebbe trovare all'interno dei contenitori culturali molte nuove tecnologie e vorrebbe intervenire molto di più nel processo di fruizione. Piuttosto che le donne che hanno difficoltà a conciliare tempi di vita, tempi di svago, tempi di lavoro. E quindi per questo ci sarebbe la necessità di trovare delle modalità di fruizione dei beni culturali o dei servizi culturali che siano compatibili con tutte le altre attività collaterali. Cosa che è stata fatta in una libreria, inglese, in cui si era capito che molte donne appunto avevano
difficoltà ad andare a fruire dei servizi proprio perché nel frattempo dovevano fare la spesa, dovevano portare i bambini e quindi hanno attrezzato la libreria con punti per lasciare i figli piuttosto che con punti per fare la spesa, dando la possibilità quindi di fare all'interno di uno stesso luogo quelle molteplici attività che normalmente richiedevano anche dei tempi di spostamento, eccetera, favorendo in qualche modo la partecipazione anche di questo tipo di utenza alla propria offerta culturale, con evidenti investimenti. Quindi alcuni strumenti, sappiamo, i questionari. Secondo te, nell'ambito della formazione in generale per le imprese, per le aziende, no, il concetto... Ah sì, scusatemi, faccio... Il concetto di cultura potrebbe essere sviluppato? Per la cultura inteso? Proprio in questo? Questo? In questo senso? Ah beh, quello è quello che facciamo noi, quindi cioè è quello che cerchiamo di promuovere, quindi assolutamente. Innanzitutto nell'ambito formativo il concetto di partecipazione è anche lì un concetto fondamentale. Quindi anche i progetti che promuovono finanziamenti per la formazione, come quello che sarà il nuovo Erasmus Plus. Io dicevo questo, perché nel nostro settore... Sempre il microfono, sempre il microfono. Si sente? Sì, sì. Si sente. Allora, poiché nel nostro settore ci interessiamo di fondi interprofessionali e sviluppiamo determinate cose, vorrei sapere se questo percorso della cultura potrebbe essere favorevole, positivo, quindi potrebbe essere sviluppato proprio per queste cose qua. Cioè, sui fondi interprofessionali? Fondi interprofessionali, quindi quelli... Sì, sì, lo so benissimo. I fondi interprofessionali normalmente però, cioè, forse però lei lo sa meglio di me, sviluppano altri tipi di cose. Però questo dipende dall'azienda e dall'interesse che l'azienda può avere. Pensi che a noi hanno partecipato a dei corsi per la prima volta dei rappresentanti di grandi imprese, tra cui Poste e Alitalia, che cercavano in questo tipo di approccio, anche in questo tipo di opportunità, delle alternative a quello che hanno con i fondi interprofessionali proprio per promuovere altri tipi di percorsi. Altri tipi di percorsi. Io, se si possa inserire un percorso di questo tipo all'interno del fondo interprofessionale, dei percorsi finanziari dei fondi interprofessionali, questo dipende dall'azienda, secondo me, dall'interesse che può avere. Perché fanno soli sì, informatica, inglese, lo so, perché quelli servono per... restano all'interno, diciamo, della struttura, non è che danno valore aggiunto. Le dico che ho riscontrato ultimamente un interesse anche da parte di aziende verso questi tipo di percorsi. Anche di percorsi che in qualche modo promuovono l'educazione all'imprenditorialità, che è un concetto diverso dai concetti legati all'imprenditorialità, quindi a competenze specifiche, ad esempio in gestione, o competenze economiche, ma è proprio educare all'imprenditorialità legata all'idea di favorire quelle competenze trasversali ma considerate fondamentali, quale la capacità di innovare, la creatività, la capacità di trasformare delle idee in azioni concrete e quant'altro. Quindi direi di sì. E direi che le opportunità che arrivano dall'Europa possono essere e rappresentano oggi un'opportunità anche per le aziende, che forse fino a questo momento non ci si erano molto approcciate, proprio perché contavano, ad esempio, per la formazione molto sui fondi interprofessionali. E in fondo un'azienda, l'idea di audience development, per un'azienda è molto vicina al concetto di marketing. No? Tutte le politiche di audience development, tutto sta a far capire che non si tratta solo appunto di capire e di individuare delle modalità per trovare nuovi pubblici, ma di come orientare la propria attività per venire davvero incontro ai bisogni del proprio pubblico. Come poter riuscire a rispondere ai bisogni del proprio pubblico e a quello che è un non pubblico. Qua vi ho messo ovviamente, per quanto riguarda la fruizione culturale, alcune di quelle categorie che normalmente sono individuate come le categorie più distanti, no? Da una fruizione culturale. Quindi sarà lì che noi andremo ad indagare
a studiare, a capire, a fare questionare, a fare interviste, a fare focus group per capire come coinvolgere questi tipi di destinatari, individuando chiaramente quali sono le loro caratteristiche, e noi dopo lo faremo per il nostro progetto, perché per il nostro progetto dovremo fare la stessa cosa, individuare un beneficiario specifico, cercando di capire cosa vuole, cosa si aspetta, come potremo soddisfare i suoi bisogni. Ecco, questo che vi dicevo, che questo tipo di prospettiva rappresenta anche un rischio, se vogliamo, per un ente, per una struttura, il rischio di diventare una zona anche di sperimentazione, di fruizione, di passaggio per l'utente, in cui sia l'utente stesso a definire le linee di attività, a ridefinire la mia proposta sulla base delle proprie esigenze. Per alcuni, anche e soprattutto per alcuni artisti, significa perdere il controllo sul proprio prodotto. Ed è un limite evidente il fatto che molti quindi non siano assolutamente disposti ad aprirsi in questo modo. Questo per farvi capire, questa è la tabella che troviamo nel programma Creative Europe, per comunque continuare a parlare ovviamente del nostro tema di interesse principale. Sapete che abbiamo detto che ci sono degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici, no? Sia nel programma che nei nostri progetti. Noi dovremo individuare poi degli indicatori di risultato nel nostro progetto. Cioè abbiamo un obiettivo, ci siamo posti dei risultati attesi, identifichiamo degli indicatori di risultato, cioè quegli indicatori che mi permettono di capire se io ho raggiunto o meno il risultato che mi ero prefissato di raggiungere. Quindi se l'obiettivo generale è promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della differenza linguistica e culturale europea e aumentare la competitività del settore creativo e culturale, quindi per favorire una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Abbiamo detto questi sono gli obiettivi generali. Tra gli indicatori, vedete qual è uno dei primi? La percentuale di persone che io ho portato ad accedere o a far fruire e che ho portato all'interno del settore culturale. Quante persone? Ancora, promuovere la circolazione transnazionale delle opere e degli operatori, ricercando quindi nuove audiences in Europa ed oltre. Quante persone direttamente o indirettamente ho raggiunto attraverso i miei progetti? Quello sarà il mio indicatore di risultato. Non è più come poteva essere in passato, quante persone ho fatto circolare o quante opere ho fatto circolare, ma quante persone ho coinvolto con una profilazione chiara del mio beneficiario. E meglio lo definisco in fase di progettazione, più facile sarà poi raggiungere i miei risultati. Qualcuno mi dice, come faccio poi se non raggiungo i risultati che mi ero prefissati? In fase di azione del mio progetto devo definire chiaramente chi sarà il mio beneficiario e devo fare una stima assolutamente logica, coerente di quante persone effettivamente io potrò con il mio progetto direttamente o indirettamente coinvolgere. Un altro obiettivo riguardava proprio le politiche legate all'audience building, alla capacità di strutturare un audience, di dare all'audience anche delle competenze, di favorire la loro partecipazione, dando anche quelle competenze che alle volte non hanno per fruire di certi prodotti e di certi servizi. Alcuni elementi appunto che fanno sì, che impediscono che questo processo poi porti effettivamente a dei risultati, ai risultati che ci si auspicava di raggiungere, tra gli altri l'episodicità, cioè si tende magari a promuovere un progetto che sia orientato davvero all'audience development, ma non ci si ristruttura la propria azienda, il proprio ente in un approccio di audience development. Così come lo scarso ricorso a quelli che abbiamo definito ambasciatori, cioè i mediatori tra i non utenti e noi, quelli che possono avvicinare i non utenti, quelli che non siamo noi, non sono loro, ma che sono tra i due,
e che possono facilitare a noi la comprensione dei bisogni e a loro la comprensione del prodotto e della nostra offerta. Perché significa affidare a qualcun altro il controllo sui flussi? Così come una carenza di programmazione che molto spesso dipende tanto, secondo me, da una carenza magari di competenze interne, quanto ovviamente una carenza di risorse, di molti enti che hanno difficoltà comunque a portare avanti le loro iniziative. Ecco alcuni esempi. Un teatro di Rotterdam, poi vi ho messo il link, salve, buongiorno. Vi ho messo il link. L'idea della mediazione, dell'individuazione quindi di soggetti terzi che entrano attivamente nella fase di programmazione delle attività dell'ente, per favorire il coinvolgimento di una strada di popolazione che non partecipava alla vita e all'offerta, in questo caso del teatro, con una crescita quindi del 70%, un coinvolgimento del 70% di pubblici nuovi, facendo partecipare gruppi di volontari alle fasi di programmazione. Ovviamente questo ha comportato un cambiamento anche nelle attività promosse, un cambiamento del tipo di offerta, perché sono andata ad ascoltare quello di cui effettivamente c'era bisogno. L'idea dell'ente che si mette qui, dice, a me non interessa l'approccio estetico, a me non interessa quello di cui hanno bisogno i miei utenti. Io ho questo bene culturale, lo conservo, se vogliono venire, vengono. A me non importa di cambiare la mia programmazione, il mio bene ha valore in quanto esiste. Ok? L'approccio strumentale dice, io posso conservare anche il bene più importante, di maggior valore, ma se non viene fruito da un numero di persone più elevato, non ottengo e non raggiunge l'obiettivo per cui esiste. Ovviamente posso anche trovare delle modalità per rompere degli schemi tradizionali, e questo è uno. Cioè io mantengo l'importanza e il focus sul bene, cerco semplicemente delle modalità nuove, innovative per farlo fruire. Non devo necessariamente snaturarlo, non devo necessariamente dire non mi importa, faccio venire gente, può anche non vedere il bene, cuce dentro e ha un ruolo sociale il mio museo. Ovviamente ci sono delle vie intermedie. Ah, qua vi ho messo alcuni buoni esempi, tra cui questo mi sembrava carino, il Kilowatt Festival. Ne avete mai sentito parlare? Un festival che si fa, sto messa male? No. Che si fa in Toscana e che non aveva avuto fino a pochi anni fa. Che non aveva avuto fino a pochi anni fa un grandissimo riscontro in termini di partecipazione. Non so perché. E poi hanno individuato un modo, adesso vediamo quale, se riesco a farvelo vedere. Non so perché. Non si sente. La visione appunto di tutti i promo che sono arrivati. Va bene, non si sente. No. Vi dico io chi sono i visionari, anzi ve lo faccio vedere qua. Praticamente
Si tratta di un festival di arti contemporanee, danza, musica, per i giovani artisti, per i giovani, per le giovani proposte. E, praticamente hanno struttura, fanno un bando annuale per formare questo gruppo di cittadini che durante l'anno hanno il compito di visionare tutte le proposte che arrivano dai giovani ballerini, organizzazioni teatrali, di danza, di musica, eccetera. E quindi è un comitato che ha il compito di valutare tutte le proposte che arrivano. Si chiamano visionari perché appunto hanno il compito di visionare queste proposte. Non so perché non va neanche questa pagina. E di decidere quelle che saranno poi inserite nel festival. Quindi coinvolgendo il territorio, coinvolgendo la popolazione locale in un processo di produzione culturale fatta proprio dai giovani. Con un aumento della partecipazione e dell'attenzione nei confronti del festival che avevano deciso di interrompere invece prima di avviare questa sperimentazione. In questo caso si tratta davvero di mediatori, di ambasciatori, ma che vengono coinvolti attivamente. Era carino sentire quello che dicevano, insomma, perché è stato un esperimento sicuramente riuscito. Poi vi rivedo questo link che avevo controllato, ma non so perché non funziona. Questo è un altro, Museum 2 Blogspot, ci sono buone prassi di audience development nei musei. Quindi è un blog di scambio di buone prassi. Va bene, questa mattina funzionavano tutti, non so perché ora non... Comunque di buone prassi, di audience development nei musei e nei percorsi di arte contemporanea in Inghilterra. Credo che non ci sia internet, ecco perché. Esatto. Non c'è... Ha chiesto... Ok. No, infatti mi sembrava strano perché lavori controllati. Va bene, comunque. L'ultimo esempio che abbiamo messo, l'ultimo credo, è un progetto che si chiama Diamond ed è un progetto fatto nei musei scientifici. Cioè l'idea è quella di cercare di incrementare e diversificare i fruitori dei musei scientifici, che sono i musei in cui è più difficile, se vogliamo, attrarre un pubblico ampio e differenziato perché sono quelli specializzati. Quindi parliamo di musei di zoologia o di musei naturali, in cui normalmente la fruizione è legata ad interessi specifici e quindi non è una fruizione di massa. Quindi il progetto prevedeva l'individuazione di strumenti innovativi per favorire la fruizione di utenze specifiche, soprattutto anziani e carcerati, e si è individuato tra tanti come strumento da sperimentare quello del digital storytelling. Sapete che cos'è il digital storytelling? Non avete mai sentito parlare? Qualcuno ne ha mai sentito parlare? Sì. È praticamente una modalità che prevede che sia fatta una narrazione di storie, di situazioni attraverso l'uso di più media contemporaneamente, quindi audio, video, voci, immagini, ma soprattutto che questo processo di produzione di brevi storie
che prevedono l'utilizzo di questi media venga fatto in un contesto di condivisione. Quindi è importante soprattutto il processo di realizzazione dei video che vengono fatti in un contesto di partecipazione e condivisione all'interno di un gruppo, di condivisione di esperienze. Quindi parto dalla condivisione con il gruppo di esperienze, che normalmente sono esperienze personali, in questo caso sono le esperienze di fruizione del museo da parte di queste utenze specifiche, per poi raccontarle attraverso appunto un montaggio di immagini, foto, video, voci e quant'altro. In questo caso il digital storytelling viene utilizzato per coinvolgere questo tipo di utenze, cioè soprattutto anziani e carcerati, favorendo la loro fruizione dei patrimoni conservati in musei scientifici, per avvicinare la scienza, in questo caso era questo l'obiettivo, avvicinare la scienza ai non utenti, a quelli che tradizionalmente sono non utenti, utilizzando degli strumenti che li rendano partecipi attivamente rispetto al processo di fruizione. Si chiama Diamond Museum ed è un progetto finanziato nell'ambito dell'LLP, del Lifelong Learning. Palazzo Madama Torino era l'esempio che vi portavo prima di questo progetto del sabato, di gruppo di donne, di persone che vengono portate all'interno di Palazzo Madama a cucire. Quindi l'idea è quella di una non fruizione del patrimonio conservato nel palazzo, ma di un'apertura del palazzo a chi normalmente magari non va e non andrebbe per fruire di quel patrimonio, ma che magari in questo modo avvicino, sperando che un giorno possa anche a cucire. Lo so che può essere, infatti, un modo, sì, lo so, così. Però l'idea è quella che il mio bene, il mio patrimonio possa avere una funzione sociale. Quindi io faccio entrare quell'utenza che normalmente non entrerebbe, che magari ha bisogno di uno spazio anche solo per stabilire dei rapporti sociali, attraverso uno strumento alternativo che magari dentro quel contesto non era mai stato utilizzato per avvicinare il pubblico. Poi può non piacerci l'idea del cucire, le donne, peraltro. L'idea è rompere se decidiamo, non solo posso mettermi qua, ma posso anche rompere gli schemi, o posso comunque mettermi qua mantenendo invece, rispettando alcune, come dire, regole del gioco. Vabbè, quella è una scelta che è stata fatta da loro, insomma, non quello lo decidiamo noi. Forse avrebbe sporcato. Avrebbe sporcato di più. Aspettiamo. Volevo fare una pausa. Sì. Allora, vi dico solo con che cosa riprenderemo dopo la pausa, così poi iniziamo. Ah no, non lo posso fare. Oh, facciamo la pausa. Scusa, perché sennò non c'è la diretta. Ho trovato il documento. No, io lancio il video, guarda. Allora, se non serve, ci sono alcuni luoghi che ci ricordano chi siamo, da dove veniamo. Un luogo è come ci sentiamo, come guardiamo le cose. Arrivata all'aeroporto di Amman, dal finestrino di un taxi, guardavo fuori come se fossi sbarcata sulla luna. Direzioni indicate in lingua araba, dromedari sul ciglio della strada, non percepivo più lo spazio e il tempo come prima. Are you welcome, mi dicevano. Ma dove? Mi chiedevo. Per un arabo io ero la benvenuta, spagnola, francese o italiana, ero uguale, ero semplicemente una donna europea, occidentale e senza velo. Prima di quel momento ero solo in un modo, italiana. Essere italiana è la pancia piena perché ho mangiato troppo, è il caffè al bar del sabato mattina, è l'odore di pasta al forno, è il sole che filtra tra i palazzi e riscalda gli animi un po' decadenti di noi italiani che corriamo troppo o troppo poco, per andare non so ancora dove. Essere Giordano e avere la pancia piena dopo il tramonto, il tè con la cannella tutte le ore, le strade invase dai clacson,
La notte che attiva la gente, che corre troppo, troppo poco, in tutte le direzioni, purché si vada. Affacciandomi al di là del mio recinto, incontrando persone e visitando luoghi lontani dal mio immaginario, sento che le distanze culturali si accorciano, i rituali si assomigliano e lo spazio si allarga. La mia collocazione ha cambiato coordinate: spagnola per la carnagione, francese per il taglio di capelli, italiana per le mie voglie mattutine di caffè ristretto, tedesca per i miei polpacci ingrossati dai lunghi chilometri, europea per la prima volta. E mi domando, le differenze sono poi così nette? Allora, questo era un video realizzato nell'ambito di un progetto europeo, ma non mi interessa tanto farvi vedere il progetto, mi interessava così per chiudere un po' la parte anche teorica, dirvi quello che era la cosa più importante che volevo trasmettere in questi giorni, il senso nella partecipazione ai progetti europei, anche questo, soprattutto alla partecipazione ai progetti europei in ambito culturale. L'idea quindi davvero di mettersi in un contesto multiculturale, di aprirsi allo scambio, di aprirsi alla conoscenza, di aprirsi, all'altro, se vogliamo, cercando di eliminare o quantomeno di abbattere le distanze e le barriere culturali. Quello è un esempio di progetto fatto con appunto di un prodotto fatto attraverso un processo di digital storytelling. Quindi abbiamo detto l'importanza dell'audience development nell'idea proprio di coinvolgimento, partecipazione attiva dei nostri utenti. Che cosa comporta questo per i nostri progetti? Nel nostro piccolo? Comporta uno studio, un'analisi di quelli che sono i beneficiari delle nostre attività, che deve essere una delle attività preliminari, fatta a partire proprio dall'analisi dei loro bisogni. Chi sono i soggetti importanti a cui noi ci rivolgiamo? Sono principalmente i beneficiari diretti, che sono coloro che direttamente verranno coinvolti nelle attività del nostro progetto. I beneficiari indiretti, se vogliamo, gli utilizzatori finali, che sono quelli che in qualche modo beneficeranno delle nostre attività, pur non essendo direttamente durante il progetto coinvolti nelle nostre attività, ma che beneficeranno dei risultati in qualche modo raggiunti, e ne beneficeranno indirettamente anche entrando in contatto con i nostri beneficiari diretti. Se io faccio un progetto nelle scuole, beneficiari diretti saranno i docenti coinvolti e saranno gli studenti coinvolti nelle mie attività. Beneficiari indiretti saranno le famiglie, per esempio, di quegli studenti, o saranno i loro compagni che, pur non essendo coinvolti direttamente nei nostri laboratori, ma ne potranno beneficiare delle attività che noi svolgiamo con i loro compagni. Allo stesso tempo, dobbiamo in qualche modo stare attenti a quelli che sono i nostri stakeholder, cioè i punti di riferimento, gli enti di riferimento, i punti di contatto sul territorio, eventuali opinion leader, chi direttamente o indirettamente può essere toccato dal nostro progetto e ci può essere comodo, utile, funzionale coinvolgere. Per andare un po' avanti continuando, diciamo, un po' con i metodi, con gli strumenti che abbiamo iniziato ad approcciare ieri, continuiamo sui vostri progetti o qualcuno adesso magari li rivediamo, ci riorganizziamo, perché mi piaceva fornirvi anche uno strumento per l'identificazione appunto dei beneficiari, da utilizzare per l'identificazione dei beneficiari durante le nostre attività di progettazione. Questo strumento è quello che chiamiamo Empathy Map. Al centro c'è il nostro beneficiario, c'è il nostro utente, nostro o nostri ovviamente. Le domande che ci dobbiamo porre, a cui dobbiamo cercare di dare risposta, è: identificando una persona specifica,
è questo il gioco, la strategia, se vogliamo. Immaginare che il mio utente sia un bambino, un ragazzo, non lo so, di scuola di 13 anni, che va nelle scuole medie, quindi a 13 anni, fa l'ultimo anno di scuola media, che il pomeriggio gioca a pallone, la sera vede un film. Si chiama Marco. Il mio utente è Marco. Che cosa vede Marco? Vedrà la mattina i suoi compagni a scuola che studiano. Che cosa dice? Marco è un ragazzo che parla normalmente di videogiochi. Che cosa fa? La maggior parte del tempo legge o gioca ai videogiochi, perché parla di videogiochi, gioca alla PlayStation. Leggere è stata una visione positiva della gioventù. Che cosa prova? Marco gioca, però avrebbe desiderio di. Colleghiamolo ovviamente al nostro progetto, è collegato a quello che avevamo pensato ieri. E che cosa ascolta? Marco ascolta i suoi amici che non fanno altro che parlare di videogiochi. È inserito in questo contesto, però che cosa prova? Prova il desiderio di avere un posto in cui, oltre ad andare a giocare alla PlayStation, può anche leggere. Faccio per dire, oppure se vogliamo, e questo è il vostro lavoro, contestualizzatelo rispetto al progetto che avete identificato ieri. Definite chiaramente chi sono i vostri beneficiari, che cosa ascoltano, che cosa fanno, che cosa vogliono, identificando uno o due utenti, tipi di utenti, tipologie di utenti. Questo era il Laboratorio per Comunità Territoriali Rom. Il tipo di utente può essere, da una parte, il giovane Rom, che viene coinvolto in festival, quindi che cosa sente, che cosa prova, dall'altra, i giovani che entreranno in contatto. Giovani locali, perché per chi lo faccio le comunità territoriali, sarà il giovane trentenne che si trova sul territorio che potrà fruire di quel festival volta alla promozione della cultura Roma. D'accordo? Però non so come, perché tu sei solo del tuo gruppo, per esempio. Vi unite infatti. Te sei di quel progetto? Rom? Facciamo 2-2-2? Me la sentite? Voi due per quello? Voi due vi unite? Il tuo dove sta? Ah, quello sotto, sì. Oppure se volete ne fate, vi dividete 3-3. Ma forse in tre Ah, attività così diverse. ragionate un pochino di più. Quale scegliete? Dovete. Voi rimanete su quello? Va bene? Avete già lo schema da seguire. Qua era invece. Beh, magari fate questo che ci siete. Glielo racconti te. E qua potete annotare le suggestioni. Me lo volevo togliere. Devi raccontarglielo, credo, prima di tutto. Avete capito come dovete relazionarvi a quello strumento? Sì, dobbiamo vedere qua. Dovete Identificare il nostro beneficiario. identificare uno o due tipi di beneficiari, chiaramente identificandoli. Non so se c'è là chi erano i beneficiari, operatori turistici e culturali, ad istituti alberghieri e cooperative slow food. Quindi io individuo, non lo so, Francesco, che è un operatore culturale, me lo sai dire meglio te sul beneficiario. Tu, Chiara. Sì,
Sì, no, sto pensando di scegliere i due in base all'obiettivo. Sì. Scusate. Che può essere da una parte anche il turista. Perché in realtà era come se ci fossero diversi obiettivi. Forse infatti. Quella era la cosa... Definisci magari un obiettivo. Allora, uno di sicuro deve essere quello sostenibile, no? Quello che garantisce la sostenibilità del progetto. Quindi... L'obiettivo erano questi, no? Sì, però c'era qualcosa che non avevamo scritto. Fondamentalmente erano tipo tre. Cioè, era tipo dimostrare che... permettere la diffusione di queste tradizioni. C'era... A loro, per loro gliel'hai spiegato? Io, tu c'eri, sì, tu c'eri. L'hai letto, ok. E poi avvicinare a queste tradizioni i giovani. Ah, sì, era per con il i web. Mestieri pure, no? Sì, e poi... Fatto, quest'altra cosa qui, c'era sì, l'idea per i mestieri, di... trasmettere queste conoscenze riguardanti mestieri, vecchi mestieri, a fronte del cambiamento della società... Magari scegli uno di questo, che potrebbe essere un recupero. Allora, scegliamone due magari come obiettivi specifici. Perché l'obiettivo generale è quello di favorire la valorizzazione delle diversità culturali attraverso il cibo. Il cibo. Un obiettivo specifico può essere il recupero delle tradizioni legate al processo proprio di produzione. No? Tutto quello che ruota intorno alla produzione o anche alla fruizione magari di certi cibi, perché magari ci può essere un rituale, anche una storia legata al perché. Sì. Esatto. E l'altro obiettivo è quello di favorire la trasmissione di competenze ai giovani legate a mestieri specifici, anche con opportunità, quindi risvolti operativi lavorativi. Okay. Ah, quindi recupero di tradizioni e trasmissione di saperi ai più giovani attraverso scambi con operatori. Quindi abbiamo detto gli specifici, recupero di tradizioni dei territori legati ovviamente alla produzione di questi cibi tipici. E la trasmissione di saperi, di mestieri. Non lo so se, sì, se era questo. Poi c'era un'ottica di sviluppo turistico? No. No. Diciamo una rivalorizzazione dei territori. Ok, quindi individuiamo dei beneficiari diretti di queste attività. Dobbiamo andare a cercare in questa prima fase anche i non... Potrebbe essere. Noi chi vogliamo coinvolgere? I non utenti. Sì, il non pubblico. Anche perché se... in questo caso il non pubblico potrebbero essere proprio i giovani. E d'altra parte il progetto nasce da quale bisogno? Di includerli e di trasmettere questi saperi. Il bisogno dell'utente per cui nasce il progetto era di tramandare questi saperi. Quindi l'utente è il giovane X che sta sul territorio e che non conosce queste cose. Sì. E quindi fate una profilazione di questo utente, immaginate le caratteristiche di questo utente. Un altro beneficiario invece potrebbe essere... Chi possono essere beneficiari della nostra iniziativa? Un altro beneficiario di turistico, qualcuno... Sempre per il fatto di dare sostenibilità al progetto, all'attività. Sì. Quindi, nello specifico,
Cioè, se noi diciamo operatori turistici è troppo... Sì, vago. Operatore turistico, tu adesso, noi adesso identifichiamo un operatore turistico, un classico operatore turistico. E che cosa fa, che cosa lavorerà, dove, che cosa fa, mi dite, immaginiamo dove lavora, che cosa vede, è il suo territorio che magari manca di... Profilatelo, perché se lo profiliamo capiamo se effettivamente può essere un beneficiario, se no pensiamo che è un operatore turistico, culturale. Thank you.
Grazie. Stanno tutti, siamo tutti delusi, frustrati in questa frustrata. Ne hanno fatti due, hanno fatto due profili, pure voi, no? Sì. Chi sono i vostri personaggi? Come si chiamano? Allora, il giovane si chiama... Giovanni. Giacchino. Dite un nome tipico, però. Nome tipico? Unzino. Totò. Qual è il giovane? Totò, è giovane Noex. Ma quello coincide. Quello è il cosa vede coincide tra giovane e basta, solo quello. Poi io. E come si chiamano quindi? Allora, Giovanni e Giovane. Pippi. Ma Pippi è un diminutivo? Sì, di Giuseppe. Però questo Filippo. È sempre... però coincidono, no? Sì. Sono tutti e due. Che ci ascoltano in streaming. A un certo punto arriveremo a capire che non c'è questo bisogno. No, il bisogno c'è. Però almeno prima di progettare. Questa identità c'è comunque, perché poi indagando c'è. Però questa attività è molto utile. Capito, cioè, perché ti serve per capire se effettivamente sto fuori strada. Infatti abbiamo capito che il nostro progetto è da mettere il tempo. No, magari no, però ci vuole magari anche più tempo, ora nei limiti di tempo e di mezzi. Ma è un modo per ragionarci. Approcciato. Già con quindi queste cose un po' alternative. Allora, voi avete finito. Il gruppo del progetto che non si può chiamare più Cook Tour. Come si chiama? In? No, vabbè. Allora, andiamo così, magari poi abbiamo il tempo di fare un ultimo esercizio logico. Non ci siete? Non c'è informazione, infatti qui stiamo molto.
Ok, allora, ognuno ascolta anche gli altri. Siamo pronti? Dai, lo vediamo dopo il nome. Ascoltiamo. Allora, il progetto Dante? Voi dovete fare osservazioni, noi siamo qua per metterli in difficoltà. Allora, il progetto Dante, chi ci presenta i beneficiari? Ci ricorda anche un po' il progetto e ci presenta i beneficiari. Abbiamo individuato due tipi di beneficiario, il decisore... Allora, per chi non c'era, ricorda un attimo brevemente proprio di che stiamo parlando. Il progetto mira a fare del Salento una best practice, perché siamo stati in grado di valorizzare la danza popolare, la nostra pizzica, come elemento anche per aumentare i flussi turistici. Dalle nostre ricerche sono emerse che tre realtà locali, l'Andalusia in Spagna, paese dei Balcani e la Grecia, invece hanno forti tradizioni di danza popolare, ma non riescono ad aumentare i flussi turistici nel renderli destagionalizzati e sfruttando queste danze popolari, appunto. E noi pensavamo di selezionare degli operatori turistici dell'area per farli venire in Salento durante il periodo estivo, mostrargli le nostre attività, tipo la notte alla Taranta itinerante, l'evento finale, come abbiamo cercato di, attraverso un prologo, sacre, questi eventi, okay, valorizzare la pizzica. Quindi i beneficiari. Abbiamo individuato due tipi di beneficiari, il decisore politico, ad esempio sarebbe un decisore politico locale, ad esempio prendendo dalla Spagna, dall'area di Siviglia, il dottor Salamanca, che è assessore alla cultura locale. Che cosa vede? Vede che il proprio territorio possiede una tradizione di danza popolare non pienamente valorizzata e dunque fruita dai flussi turistici. Che cosa dice? Che occorre valorizzare questa tradizione in ottica di una mente destagionalizzazione dei flussi turistici. Cosa prova? Frustrazione per il mancato sfruttamento delle potenzialità territoriali e anche correlata frustrazione alle difficoltà di reperire idee e fondi al fine di valorizzare questa offerta. Che cosa fa? Che cosa fa? Cerca di rendere più attrattivo il territorio, dunque ricerca idee, best practices e anche fondi per fare in modo di valorizzare questo territorio. Cosa ascolta? La richiesta di valorizzazione del territorio da parte degli operatori turistici locali, che andranno a dirgli abbiamo un'altra tradizione e non riusciamo a valorizzarla. Questo è il primo. Secondo sarebbe il turista non convenzionale. Quindi noi andiamo a soddisfare il suo bisogno. Sì. Perché gli portiamo una best practice. Perché lo prendiamo dal suo paese, gli mostriamo, okay, portiamo nel talento e gli mostriamo come deve fare per valorizzare il proprio territorio. Mi sembra coerente? No. No, lo possiamo fare. Sì, si potrebbe farlo. Come turista non convenzionale. Però potremmo individuare come tour operator, perché sono già, cioè non convenzionale, però è comunque... Sono due utenti diversi, utenze diverse, perché uno è il turista, l'altro... Poi abbiamo un turista non convenzionale, ad esempio un cittadino inglese che vuole visitare questi paesi, che in genere è attratto da un'offerta turistica non convenzionale. Che cosa vede quando arriva nei nostri territori, nei territori selezionati? L'assenza o la scarsità di offerta turistica non convenzionale. Oppure, anche in caso ci fosse un'offerta del genere, c'è una scarsa informazione su tale offerta. Non riesce a capire dove può trovare questa offerta. Che cosa dice? Dove posso riferire info turistiche non convenzionali? Che cosa prova? Insoddisfazione per l'offerta turistica locale. Rimarrà deluso dai nostri territori. Che cosa fa? Va proprio a ricercarsi le informazioni e l'offerta su offerte turistiche non convenzionali. Disperatamente. Invece quello che ascolta è la pubblicizzazione di offerte turistiche tutte convenzionali, le discoteche, i ristoranti e queste cose. Su questo che cosa notate? Mi sembra... è molto sulla comunicazione, quindi qua sembra che manchi una comunicazione sull'offerta turistica non convenzionale. E anche una valorizzazione. Manca l'offerta o manca la comunicazione? Entrambe. Ok, ma non è importante che me lo diciate a me ora. L'importante è capire se devo concentrarmi su un bisogno di offerta o su un bisogno di corretta comunicazione di un'offerta. Va
Ovviamente il decisore, ovviamente il decisore politico, cioè, anche perché io devo capire se incrementare o modificare l'offerta o semplicemente modificare le modalità di comunicazione o a fianco a una modifica ovviamente della mia offerta culturale creare un sistema comunicativo più efficace e efficiente. Ovviamente quello va visto riferendosi al territorio, perché semmai ci saranno territori che avranno anche sviluppato percorsi enogastronomici, percorsi di valorizzazione delle danze popolari e non riescono a comunicarli, oppure ci potranno essere territori proprio che le posseggono ma non le hanno mai valorizzate in termini turistici. D'accordo, vedrete che l'innovazione più forte è quella magari di, vedrete poi sviluppando il progetto, deciderete se trovate un'innovazione maggiore nel magari anche modificare quell'offerta che magari c'era ma non aveva avuto un riscontro, non solo perché non era ben comunicata ma perché non rispondeva magari alle esigenze del turista, anche di quello non convenzionale, quindi modificando il tipo di offerta oppure modificando il tipo di comunicazione. Questo ovviamente lo farete nella scelta, però se vogliamo anche ricollegarci a quello che abbiamo detto oggi, sarebbe interessante capire perché se laddove c'è, perché non ha funzionato, che di solito non è più unicamente un fatto di comunicazione, ma è proprio un fatto di coinvolgimento, di partecipazione, di comprensione di desiderata dell'utente. Questo poi ovviamente si sviluppa nel progetto, però mi sembra che abbiate individuato dei buoni beneficiari. Grazie. E invece il gruppo ex Cook Tour che ha dovuto rivedere, ecco, questo è un esempio di come uno strumento di questo genere possa aiutare davvero le prime fasi, perché loro avevano immaginato giusto una tipologia di progetto, un progetto che era quello, se vi ricordate, quello che avevano detto ieri, era quello della valorizzazione dei prodotti tipici locali e quindi favorire la conoscenza e il dialogo interculturale attraverso la conoscenza dei prodotti tipici di vari paesi europei. L'hanno rivisto perché non sono riusciti fino all'ultimo. È un gruppo diverso e quindi hanno ovviamente rivisto, sulla base anche di un ragionamento fatto sui beneficiari, rivisto un po' il progetto. Quindi adesso è un'altra cosa che ce lo racconta. Anche se non siamo molto convinti nemmeno della seconda scelta. Va bene, vediamo. Devo alzare in piedi? Sì. Là. Niente, noi dobbiamo essere sempre in grado di presentare i nostri progetti. Sì, dobbiamo cercare di convincere anche se noi stessi non lo sappiamo. Esatto, anche quello facciamo, sì. Ah, ok, vediamo se ci riusciamo. Allora, niente, il nostro progetto prima si chiamava Cook Char Lab, si riferiva soltanto alla cucina, invece abbiamo allargato un po' il raggio, diciamo, concentrando l'attenzione anche su quelli che sono i mestieri e le tradizioni locali poi di ogni paese, perché abbiamo scelto Italia, Spagna, Grecia e Turchia, quei paesi sono rimasti gli stessi e quindi sono cambiati anche i nostri beneficiari. Adesso un beneficiario tipo è la figura di un giovane disoccupato con bassa scolarità che sente quindi l'esigenza di vede intorno a sé una scomparsa dei valori e delle tradizioni e quindi sente il desiderio di conoscere anche queste tradizioni, perché no, per poter utilizzarle tra virgolette a proprio favore anche non soltanto riscoprendole ma anche poi utilizzarle per nuove opportunità, perché non è detto che l'artigianato, comunque mestieri tradizionali, non debbano essere anche poi riproposti in un futuro. Cioè, si può anche investire in questi settori che adesso stanno scomparendo, perché magari in un futuro non ci saranno più e ce ne sarà bisogno, magari. Quindi dice che vorrebbe conoscere, vorrebbe quindi lavorare, perché intorno a sé ascolta che c'è una disoccupazione, un periodo duro di crisi, quindi va a valutare quelle che possono essere le opportunità, soprattutto per un giovane di bassa scolarità non è così facile poter trovare, diciamo, qualcosa, quindi potrebbe rispondere al bisogno. E poi cosa devo dire? Ah, ok, quindi questo per quanto riguarda il giovane.
che si chiama Giovanni. Mentre per quanto riguarda l'altro profilo, potrebbe essere un pensionato che è... Il nome non possiamo dire. Beh, un nome tradizionale che è Pippi, dovrebbe essere Mescio Pippi, che per mestiere faceva magari artigianato, la carta pesta, la terracotta, eccetera, e vorrebbe che rivalorizzare questi mestieri e anche offrire, sentirsi utile e offrire il suo sapere, le sue conoscenze ai giovani che magari appunto per cercare di aiutarli, insomma. Quindi offrire proprio un aiuto anche pratico con le proprie conoscenze, perché anche il pensionato, diciamo, vede questa scomparsa dei valori e dei mestieri tradizionali, quindi hanno in comune sia giovani disoccupati che pensionati questa visione del mondo, diciamo, della propria realtà locale, attraverso quindi workshop, laboratori si potrebbero creare percorsi di formazione, eccetera. Quindi cosa dice? Voglio fare qualcosa di utile? Sì, prova, sì, vorrebbe... Poi cosa ascolta? Una difficoltà di inserimento dei giovani e quindi vorrebbe magari rendersi utile, impiegare il proprio tempo aiutando anche i giovani. E questo poi permetterebbe anche, diciamo... che avvenga uno scambio generazionale, in un certo senso, un incontro tra le due generazioni, di modo che l'uno può aiutare l'altro. Questo viceversa. Poi quando? Grazie. Uno scambio reciproco. Avete osservazioni, domande? Vabbè, avevamo pensato poi anche all'inclusione di queste categorie che potrebbero certo. essere non utenti. Per esempio, l'inclusione del... dei giovani che magari non conoscono, cioè generalmente non si approccierebbero a questo genere di realtà e invece vengono inclusi con questo progetto, e l'inclusione anche dei pensionati che magari potrebbero sentirsi ai margini della società, invece in questo caso si sentono utili. Durante la stesura, diciamo, di questo progetto ipotetico, abbiamo riscontrato già quello che potrebbe essere un ostacolo, e cioè la lingua. Perché? Cioè, se dobbiamo considerare questo progetto a livello soltanto territoriale, può andare benissimo. Però in un contesto europeo, comunque, stiamo parlando di persone con bassa scolarità, stiamo parlando di pensionati, magari l'inglese, che è la lingua franca, non è conosciuta. Quindi, visto che questo è un ostacolo da superare, abbiamo pensato a dei laboratori in cui ci sono degli esperti, comunque che sappiano l'inglese in questo caso, che danno le nozioni teoriche di quelli che poi sono i laboratori pratici presentati invece dai pensionati, per esempio. Con un mediatore, eccetera, anche se ovviamente non può avere lo stesso impatto che si ha quando si conosce la lingua. Cioè, secondo me c'è più inclusione quando si conosce la lingua, però potrebbe essere anche un'occasione per i giovani, per questi giovani con bassa scolarità, proprio per competenze linguistiche. Sì. Quando noi andremo a identificare i nostri beneficiari nel formulario, nei formulari, in questo caso chi identifichiamo? Diciamo che beneficiario del nostro progetto è un turista che ha queste esigenze, cioè l'esigenza di scoprire. Ora noi l'abbiamo identificato così, lo dobbiamo solo tradurre in un formato differente, che è quello che ci viene richiesto dal formulario, ma mettendo in tre righe, quattro righe, quello che voi avete scritto nei vostri post-it. È il giovane disoccupato che sente l'esigenza di trovare lavoro e spera di trovarlo attraverso una riscoperta dei saperi e dei mestieri. E abbiamo identificato i nostri beneficiari. Più li dettagliamo, meglio è. Più li definiamo, meglio è. D'accordo? Allora, vi chiedevo un ultimo, mi piacerebbe poter arrivare alla fine della creazione, dell'ideazione, della progettazione. Ci sono vari strumenti ovviamente per andare avanti
strumenti di questo tipo per ragionare sulle varie fasi, soprattutto sulle attività. Però l'ultima cosa, visto che ieri avevamo detto che volevamo arrivare alla giornata di oggi avendo un'idea al progetto, cercando di capire come definire i beneficiari e cercando di capire come definire anche una rete partenariale, l'ultima cosa che facciamo insieme oggi è proprio quella di ragionare sul nostro network, perché abbiamo detto che la condizione essenziale per la presentazione di un progetto europeo, soprattutto nell'ambito del programma Cultura, è la rete di partner. So che avete già parlato dei partner, quindi non entro troppo nello specifico. Quello che mi interessa però risottolineare, anche se ve l'avranno detto, è che la caratteristica fondamentale dei progetti europei ed uno dei criteri attraverso i quali verranno valutati i nostri progetti è il valore aggiunto europeo. Quindi in tutti i bandi, in tutti i programmi, uno dei criteri di valutazione qualitativa del nostro progetto è capire qual è il valore aggiunto europeo del progetto. Sapete che cosa si intende? L'avete sentito anche questi giorni? La dimensione europea? Sarebbe la dimensione europea, ma sarebbe inteso nel senso di quanto i risultati prodotti nell'ambito del mio progetto hanno una valenza che travalica i confini locali o nazionali. Quanto l'impatto del mio progetto può andare oltre il mio contesto e può quindi essere misurabile, misurato a livello europeo. Come faccio a dire qual è il valore aggiunto europeo del mio progetto? Quali sono alcuni elementi che rendono il mio progetto un progetto ad alto valore aggiunto europeo? Sono sicuramente, prima di tutto, la rete di partner, la rete partenariale. Se io ho una rete forte con enti in diversi paesi europei in cui verrà sperimentato, verrà comunicato, verrà diffuso il mio progetto, ho già una valenza sovranazionale. Il mio progetto apporta già un suo specifico valore aggiunto. Un'altra caratteristica che rende il mio progetto ad alto valore aggiunto europeo è la possibilità di essere trasferito, quindi la trasferibilità e la replicabilità della mia iniziativa. Quello che io devo mostrare attraverso il mio progetto è come lo stesso possa essere considerato un modello trasferibile e replicabile. Anche qualora fosse una sperimentazione, quindi una prima, un primo tentativo, devo comunque sottolineare la possibilità che quello stesso progetto possa essere applicato in altri contesti. Possiamo anche trasferire una parte del progetto, una metodologia individuata. Non dobbiamo necessariamente prendere il nostro progetto e riproporlo uguale in un altro contesto. Possiamo dire che per alcuni aspetti comunque la nostra iniziativa è replicabile, è trasferibile. Questo lo rende sicuramente un progetto che ha un impatto sovranazionale. Altra caratteristica nella rete partenariale deve avere quello che ci dicevamo ieri, deve essere formata da soggetti che hanno competenze, background differenti. Quindi non più reti di operatori con le stesse competenze, dello stesso ambito d'azione, ma operatori che abbiano competenze trasversali e complementari. Ovviamente già la presenza di operatori che parlano più lingue, che portano il proprio bagaglio, già questo rende il mio progetto un progetto di livello sovranazionale. L'ultimo, soluzione comune a problemi locali. Se il mio progetto deve apportare dei risultati, deve raggiungere degli obiettivi che siano validi oltre i confini nazionali, significa che io in quella rete, per questo sorridevo quando parlavate della rete, perché noi abbiamo individuato la rete prima di capire perché. I partner che noi coinvolgiamo devono essere coinvolti per un motivo specifico e prima di tutto perché quei bisogni sono condivisi. Se il punto di partenza è l'individuazione di un bisogno, tra i partner ci deve essere una condivisione, una consapevolezza di quel bisogno che ci deve essere anche nei territori dei partner, degli enti partner coinvolti.
oltre ovviamente alla necessità e all'opportunità di coinvolgere sempre dei partner che siano strettamente funzionali allo sviluppo e alla realizzazione del mio progetto. Perché io dovrò chiaramente specificare perché ho coinvolto quel partner piuttosto che un altro. Qual è il valore che quel partner apporta al mio progetto? Significa le competenze che quel partner ha, che ha lui, che sono specifiche di quel partner e che sono funzionali al raggiungimento dei miei obiettivi. Il partenariato è uno degli elementi più importanti, è uno degli ostacoli principali nella stesura, poi nella formulazione di un progetto europeo, ma è soprattutto uno degli elementi più importanti attraverso i quali viene valutata la nostra proposta. Molto spesso si rischia e si fa l'errore di cercare più partner possibili. Ecco, non è tanto la quantità di partner che rende il nostro partenariato un partenariato vincente, ma è la qualità dei partner, intesa tanto come competenze che apportano, quanto come effettivo coinvolgimento nelle attività. Non possiamo fare un progetto con 10 partner e poi sono 2 partner che sviluppano l'attività. Tutti i partner devono essere coinvolti, chi più, chi meno, nelle attività di progetto, perché la loro partecipazione deve essere, ha un senso, ha una logica, ed è dimostrata dal fatto che loro lavorano attivamente all'interno del progetto. Attività di progetto a fronte compenso economico, budget. Quindi nemmeno a fronte di un'attività di tutti i partner non ci può essere nemmeno una sproporzione nei piani finanziari, con un budget che deve essere distribuito tra tutti i partner di progetto, perché tutti sono attivi e partecipi nello sviluppo, nell'implementazione delle attività. D'accordo? È ovvio che la parte legata al partenariato è una parte molto complessa da sviluppare. Quello da cui si può partire, e da cui vi chiedo di partire adesso per questa mezz'ora che manca, un ultimo esercizio davvero, è partire da un foglio bianco in cui noi siamo posizionati al centro di una rete. Quello che dobbiamo individuare è innanzitutto quello che è il nostro asset map, cioè quello che abbiamo noi a disposizione intorno e quello di cui abbiamo bisogno per sviluppare il nostro progetto, che andiamo a cercare all'esterno, tanto come partner di progetto, quanto come eventualmente partner strategico. Dobbiamo sviluppare un progetto come quello sul territorio? Siamo un'associazione? Di che cosa abbiamo bisogno? Oltre che di una struttura, probabilmente, e di partner stranieri. Abbiamo bisogno forse di una banca anche per accedere ad un prestito. Quella è una risorsa di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno dell'ente locale per i permessi per i locali? Per esempio per fare i nostri corsi? Abbiamo bisogno dell'ente locale perché abbiamo bisogno di spazi. Una mappa. Visualizziamo i soggetti e le risorse di cui possiamo aver bisogno per lo sviluppo dei nostri progetti. Me la sentite in 20 minuti? Disegnatemi proprio, disegnateli, scriveteli i soggetti. E se già avete in mente i partner, cioè ho bisogno, per esempio, qua che cos'è? Voi già li avete individuati, in Spagna, no? Più o meno, e quindi me li andate a identificare. Pensate quello di cos'altro, le altre cose di cui potreste aver bisogno. Intanto in termini di risorse strutturali, quanto in termini di competenze. In realtà la prima cosa da cui si parte è proprio l'asset map, cioè mappare chi siamo noi, che cosa abbiamo intorno, per capire dove possiamo in che contesto ci stiamo muovendo. E anche per capire se ci sono altre opportunità, ad esempio di finanziamento, rispetto a quelle che già abbiamo individuato. In questa mappa, ovviamente, ci inseriamo chi ci dà i finanziamenti. Dai, provate, poi nello sviluppo vi aiuto, lo vediamo insieme. Uno sforzo di creatività.
Poi peraltro la cosa carina è collegare noi alle diverse realtà esterne, potete immaginare collegarle in vari modi, no? Con la diversità di rapporti. Ma siamo un po' duri. Siete chi siete? No, va bene.
festival. Che marroni. 40 festival. C'è una cosa, gli altri magari cercano qualcosa. Quali sono i paesi? Spagna. Spagna. Croazia. Il posto dove le facciamo non mi aspetto. No. Proviamo stasera. Proviamo a vedere. Sì, anche molto male, siamo anche un diciamo no. Ah beh, anche perché se riuscite a coprire un'area geografica era presente in varie aree del Mediterraneo, dell'est, del nord. Sì, quello senz'altro, però parole chiave inizialmente, tipo parte è una parola chiave. Sì, finanziamenti e poi intendi sede, poi intendi per esempio sede, altre cose, magari sono l'Italia, i Balcani e poi l'Olanda, perché l'Irlanda c'è tutto l'anno. Sì, ma in Irlanda c'è tutto l'anno. Tanto che avevo anche. Non ho sempre niente. No, io avrei detto un miliardo, tutto l'anno. Ah, farlo così. Invece sono le località di mare dove è bianco e nero. No, per il momento facciamo dai, mo facciamo una ciao, Turchia. Ci servono va bene, raga, ma non è per dire queste cose. Ma se non puoi rinnovare, poi rischiamo. Cioè, quando non siamo così? Che abbiamo bisogno di a Spagna facciamo una soluzione di Siviglia. Grazie.
e non dalla fondazione della nostra parte. Questa fondazione comunque, ma no.
dipende di quello che stiamo parlando. Sì, se spieghiamo che questa associazione, se stiamo spiegando che questa associazione è con molti ragazzi, insomma, che riuscirebbe a fare qualcosa come hanno fatto questi, sì. È una che si diverte a fare i corsi di flamenco. No, ma noi abbiamo scontato quello che vogliamo, non è che dobbiamo andare qui, per esempio. Cioè dobbiamo aver scontato che questo, cioè dobbiamo fare tutto il nostro lavoro. Organizzazione di eventi, diciamo. La fondazione è riconosciuta a livello. Perché para? Cioè per qualcuno, torna è più caso. Quindi organizzazione di eventi, questo partner ha come la funzione di organizzare degli eventi. Un centro nazionale. Si parte dalle associazioni vicine che danno dei contatti, per esempio di associazioni, cioè una rete di associazioni con le quali tramite rete di associare, no? Tramite rete di associare, questo mi piaceva la parola associazione culturale. Ma c'è uno studio internazionale di Carizza. Allora, possiamo organizzare di più. Lei, come lui diceva, al di là del nome, l'importante è che lo studio non può essere un'associazione culturale, sarà qualcosa di più grosso. Chiamala una vuole lo altro, c'è una organizzazione. Non è associazione, ma è proprio un centro internazionale di danza riconosciuto a tutti gli effetti dalla Spagna, quindi i soldi no. La commissione è l'organo istituzionale che gestisce. Beh, tu sei esperto. Poi che significa esperto in politica? Ho fatto un master. Ci sono tutti esperti, ma noi invece non sto sapendo niente. Abbiamo trovato questo che comunque è un'istituzione europea, è un'istituzione spagnola della musica. Noi abbiamo una gara. Allora, uno che sia in Grecia e che si occupa di sviluppo turistico. Sviluppo turistico, allora dobbiamo prendere questo è ovvio, perché allora vi chiederemo di scrivere un nuovo progetto su tutte le reti. Tutta la cultura brava. Un altro tema, organizzazione in Grecia. Questo si interessa soltanto della cultura, in particolar modo della Grecia. E per la Grecia facciamo una che si occupa di sviluppo economico, turistico, locale. E poi quello che vanno a fare è sempre la stessa cosa. Però ma potrebbe essere pure un'associazione di un operator locale. Consorzio di un operator in Grecia. E questo lo possiamo fare noi. Facciamo qui magari pensare di fare incontri, meeting, eccetera. Sì, ma qualcuno si occupa della comunicazione. Poi una sera ce l'abbiamo. Qualche televisione. Ce l'abbiamo.
quelli sono, se abbiamo l'associazione possiamo vedere la situazione e poi ci metti anche una che si propone in modo che loro due possono collaborare anche con l'altro, però non può essere nello stesso paese, capito? Sì, anche in spazio. Perfetto, sì, di una qualsiasi cosa. Tutto la quindi perché è come se noi offriamo loro l'opportunità di se mettiamo per esempio università, dipartimento dell'università specificamente in merito alla comunicazione più o meno adesso hanno quasi finito volendo sì secondo me anche non è buono dal punto di vista del caso. Per esempio non possono stare a casa, però in questo caso non lo so.
Poi avete trovato i partner, e avete trovato oltre alla bottega dove troviamo? Scusa, sembra un disagio con le casse di bottega? No, e sembra una cosa. Avete della mente? Loro ci quindi questi sono i finanziamenti che ci danno rendicontazione per più parte del privato naturalmente, no? Questa cosa del privato non fare un subappalto per la rendicontazione. Però non puoi prendere il. Non è che la rendicontazione è un'attività, se c'è una parte cioè, l'assistenza sociale, associazioni di assistenza sociale, perché ognuno vede la anziana. Se il capofila che è responsabile di associazioni come le chiamate francese vuole avvalersi poi di un esperto di una persona, però non lo metterei come amministrazione e coordinamento. Esatto, vi serve una risposta. Ok. Ora è così, sappi che vi servirà a prendere. Cioè, soltanto questo non si capisce. Questa volta è piccata perché poi... Proprio facciamo. Sì, vabbè, mi sono sbagliata. Abbiamo fatto il riparto. Ma lo devi pagare, fai il toro. Dai, no, non è fatto. Ricorda, a parte questa strategia. Io volevo fare una cosa della sua. Allora, quello non sembra proprio una catena. Sì, qualche... Non più disegno. Quello tipo quadrettato. Mi mancano Mr. Brown e la Turchia, alla grigia, l'occhio, la cosa dell'occhio, sì, quello sì, blu, visto che c'è tutti i colori. Chi è o la grigia? Alla grigia. Non ho capito perché da tutte e due le parti lo usano. A me è arrivato dalla grigia. E io l'ho portato dalla Turchia. Va bene? Sono pensate di anche fare, brave. Brave. Non riesco. No, no, anche se il nostro poi va contro. Dove sta? Oddio. Sì, sono molto Allora, proviamo a spiegare anche agli altri gruppi quello che ciascuno ha fatto. Cominciamo dall'associazione Venture, che ha individuato la propria rete di partner, di risorse necessarie. Allora, noi abbiamo individuato nella nostra associazione Venture, allora innanzitutto abbiamo messo in conto la sede, bisogna avere una sede per essere un'associazione. Poi abbiamo un team di esperti. Facciamo indicare che non è nella cosa, non la vedo. Allora, la sede. Ok.
Poi abbiamo comunque bisogno degli esperti per i vari workshop, laboratori. Poi le attrezzature del mestiere che ci possono essere anche fornite dalle imprese. I mediatori che comunque servono soprattutto per il nostro discorso del nostro progetto, appunto per le difficoltà della lingua. Poi abbiamo bisogno di computer che ci possono essere forniti ad esempio dal comune o comunque da degli sponsor. Poi per quanto riguarda i finanziamenti ci finanzia la Commissione Europea con Creative Europe. Poi per quanto riguarda la scelta di partner abbiamo scelto la Spagna, la Turchia e la Grecia. E abbiamo indicato come appunto per questi partner enti di formazione e associazioni culturali. E avete scelto questi partner perché? Perché comunque fanno parte del Mediterraneo, delle culture vicine alle nostre. Poi, non riesco a leggere, come le abbiamo trovate attraverso i siti web, attraverso una rete di associazioni che possono essere delle associazioni territoriali oppure associazioni amiche. Poi abbiamo indicato le strutture ricettive, appunto gli alberghi dove far alloggiare appunto i beneficiari o i punti di ristoro, poi anche i trasporti. Poi infine abbiamo indicato i nostri beneficiari che, come abbiamo detto prima, sono il giovane e l'anziano Pippi, disegnato da Federica. Che quello non è un'aureola ma è un cappello. Che possiamo trovare ad esempio gli anziani nelle loro botteghe di lavoro oppure in centri per anziani o in servizi sociali. Mentre per quanto riguarda invece i giovani li possiamo trovare in associazioni sempre oppure nelle scuole. E là a destra, centri per l'impiego. Scuole, centri per l'impiego. Ok, ovviamente in un livello successivo poi di sviluppo di questa idea, di questo progetto, per ciascuna cosa dovrete indicare chi effettivamente fa cosa. Cioè, se mi serve trasporti, dove lo vado? Cioè, che cosa devo fare? Devo contattare la società di, non so, trasporti, che è un'agenzia, e andate a individuare. Quindi a un livello più profondo di dettaglio. Per ora abbiamo capito che cosa ci serve, poi ovviamente dovremo andare a trovarle queste risorse, quindi indicando chiaramente chi può fornircele, che siano risorse fisiche o competenze. Grazie. E invece... Cristian. Allora, noi siamo invece la cooperativa servizi turistici COPTUR, che abbiamo sede a Melpignano, o comunque in un comune salentino. Niente, noi ci siamo basati praticamente dalla parte del, cioè come partner abbiamo pensato quindi Italia, Grecia, Spagna e Croazia. Per quanto riguarda l'Italia abbiamo voluto l'appoggio di tutta la mezza pubblica amministrazione, praticamente la Regione Puglia, provincia di Lecce e i comuni della Grecia Salentina, quindi un partner molto, cioè un partenariato molto ampio, perché principalmente le attività saranno svolte nel nostro territorio. Loro provvederanno per quanto riguarda, comunque anche la Fondazione Nottata alla Taranta. Loro provvederanno principalmente ad aiutarci dal punto di vista logistico, dal punto di vista del finanziamento e per lo sviluppo delle varie attività. Perché, ripeto, loro praticamente i partner verranno praticamente da noi per capire come abbiamo sviluppato, cioè per capire come abbiamo sviluppato quindi la Notte della Taranta come best practice, e quindi per imparare, diciamo, e per scambiare anche delle conoscenze in ambito. Per quanto riguarda la Grecia, abbiamo pensato a un consorzio di tour operators, praticamente, possono sia prendere da noi, sia darci anche degli spunti per il famoso consorzio Palma. Sì, esattamente. Giusto. E infatti, perché è nel loro logo, infatti. Esatto. E lo slogan è il mare. Va bene. Poi abbiamo pensato alla Spagna, quindi con un'associazione o uno studio, un'organizzazione, insomma, che si occupa della cultura e dello sviluppo e diffusione del flamenco. Si chiama infatti Flamenco para Todos, che organizza anche eventi.
si organizza eventi e comunque sicuramente insomma sono ben propensi a capire come abbiamo sviluppato noi il nostro evento Notte della Taranta. E poi la Regione Andalusia che ci cofinanzia e ci aiuta in senso... Allora, considerate sempre che il cofinanziamento, se parliamo di progetti europei, solo ne approfitto perché può essere utile, il cofinanziamento è fornito sempre dai partner. Sì. Quindi sì, se, ovviamente se sarebbe un nostro partecipa. Partner. Sì, sì, okay. Sì, è un nostro partner questo. Sono due i partner okay. Spagnoli. E poi abbiamo la Croazia, invece ci siamo voluti basare di nuovo su una istituzione pubblica, quindi col comune di Dubrovnik, il Dipartimento dello Sviluppo Turistico, che avendo una certa competenza nell'ambito della comunicazione e della disseminazione ci potranno aiutare da questo punto di vista, nonché anche ovviamente anche sullo stesso come dire, nonché anche nel settore del turismo. E, sì, avrei detto tutti, ovviamente la Commissione europea in quanto principale finanziatore attraverso i suoi programmi. E la Fondazione Notte della Taranta, perché comunque da lì nasce secondo noi insomma, la best practice della Notte della Taranta. Anche la Fondazione? Sia la Fondazione sia i partner strategici locali forniscono anche un supporto logistico per quanto riguarda... Quindi le risorse necessarie per lo sviluppo lo forniscono tutti i partner, sì. I partner. Quindi non avete bisogno di andarla a pescare... da fornitori esterni al partenariato. Questa è la nostra idea. No, questo... Anche dovrebbero fornire aule, anche apparecchiature tecnologiche, digitali. Magari là poi, sempre in un livello successivo, identificate tutte le risorse, anche strutturali di cui avete bisogno e per ciascuna capite chi effettivamente può fornirvele. Esattamente, che poi se ci sono delle aziende o dei privati esatto. Che vogliono contribuire, cioè che sono disponibili a contribuire, ovviamente con degli appalti in un certo senso. Partecipano. E ovviamente i beneficiari poi e tutta la rete anche informale che vi circonda. Beh, sì. Va bene, grazie, mi dispiace davvero non poter proseguire nella progettazione queste vostre idee, però grazie per queste due giornate, in bocca al lupo e insomma nelle slide c'è anche il contatto per ulteriori approfondimenti, qualsiasi cosa, insomma mi farà piacere aiutarvi. Grazie. Buona prosecuzione. Grazie.